Decine di migliaia di cittadini britannici sono tornati a manifestare nel centro di Londra per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Un corteo si è mosso da Park Lane verso la piazza del Parlamento, dove era in corso il dibattito sulla proposta del primo ministro Johnson. A marciare gente di ogni età ed estrazione sociale e molti venuti nella capitale in autobus anche da molto lontano. Non credo che Boris resterà al governo, non credo tocchi a lui dire l'ultima parola. Lui dice che sulla Brexit il popolo ha parlato, invece il popolo è senza voce. È fondamentale che qualsiasi decisione insensata arrivi da Westminster, noi i cittadini siamo capaci di farci un'opinione su di essa. Per quanto mi riguarda, questo vuol dire restare in Europa per il bene dei nostri figli. Tuttavia, contemporaneamente alla mobilitazione pro-europea davanti alla Camera dei Comuni si è vista anche l'onda dei sostenitori di una Brexit dura e pura. David Cameron disse che se qualcuno avesse votato per l'uscita saremmo usciti, senza giri di parole. Questo dimostra quanto siano ipocriti là dentro, mentono e fanno di tutto per essere la società più antidemocratica che abbiamo mai avuto. Nel 2016 il 52% votò per la Brexit e il 48% per restare nell'Unione Europea. Sondaggi di queste ore danno in calo gli entusiasti dell'uscita e segnalano un aumento degli elettori stufi dell'intera questione.